Via libera in Senato alla manovra. Terremoto a Sumatra, quasi 100 morti, ma il bilancio potrebbe aumentare. Silvio Berlusconi alla San Raffaele per controlli. Oggi il via libera in Senato alla legge di bilancio, epilogo lampo chiesto dal Quirinale prima delle dimissioni del governo di Matteo Renzi. Riflettori puntati sulla direzione del PD, che dovrà decidere con quale soluzione presentarsi al Presidente della Repubblica. Non prima di venerdì inizieranno le consultazioni. Le opposizioni chiedono elezioni subito. Un violento terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito la costa nord di Sumatra. Il bilancio provvisorio è di almeno 92 morti, decine i dispersi, tanti gli edifici rasi al suolo. I soccorritori sono al lavoro da ore alla ricerca di eventuali sopravvissuti. L'ex premier Silvio Berlusconi è uscito dall'ospedale San Raffaele di Milano per eseguire una serie di controlli a distanza di quasi 6 mesi dall'intervento a cuore aperto. Si tratta comunque di una visita di routine prevista dopo l'ultimo controllo del 27 novembre scorso. Una Federica Pellegrini infinita vince l'ora mondiale di nuoto in Canada con una superba prestazione nei 200 stile libero. Ma la campionessa non si è fermata qui, trascinando la staffetta 4% ad un argento mai conquistato prima. E per questa edizione è veramente tutto. Grazie per essere stati con noi dalla Web TV.